Buonasera a tutti, buon giovedì. Ah, vediamo adesso chi si connette con me. Se arriva sempre la notifica, vediamo un pochetto. Vediamo. Così iniziamo a preparare insieme una ricettina salata. Ecco qui, la notifica è arrivata e vediamo un pochetto chi inizia a esserci con me. Allora, vediamo chi mi saluta stasera. Vediamo un pochetto. Ecco, domenica scorsa non abbiamo fatto la diretta perché la mia piccola Maria ha preso la prima comunione e, come promesso, vi ho lasciato qualche foto per vedere la Maria. Ciao cara America, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Maria. Buonasera. Maria sta mangiucchiando qualcosa. Allora Maria, vogliamo mettere la musica? Accendiamo la musica. Buonasera Vincenzo, buonasera Miki, buonasera a tutti. Allora, vediamo. Oggi che musica ha messo Maria? Ah, ha messo sempre le canzoni estate, mare, anni 60. Allora, oggi che cosa faremo? Faremo dei babà rustici, piccini, veloci, ambresso ambresso, senza alcuna lievitazione. Li facciamo insieme? E allora, non metterò il grembiulino perché le faremo velocemente, la cottura già li ho fatti, li ho preparati, la cottura poi di questi qui li farò dopo. Allora, io accendo la lucetta, vi giro verso di me e prendo anche il lievito che ho dimenticato di prendere. Eccolo qua, aspettate. Prendiamo il lievito. Allora, Nunzia, buonasera. Vediamo che c'è. Mi metto di qua così vedo meglio. Ci vedete? Buonasera, Nicolas. Ciao, Nadia. Visa, Marinella. Allora, prendiamo anche il lievito. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro. E figlio della canzone, perché sa? Non non essere geloso. Ciao Pasquina. Allora, facciamo velocemente queste cose. Se con gli altri ballo con te che sei la mia passione. Ciao Anastasia. Maria, un bacione Anastasia, che bello vederti qui. Allora, tre uova intere. Vi giro, non vedete, avete ragione. Aspettate, mi metto così riuscite a vedere me e quello che sto impastocchiando. Ciao Giovanna Enza! Io voglio per me le tue carezze. Sì, io t'amo più della mia vita. Allora, tre uova. Ritornerò. Tre uova, ciao Marina. Allora, tre uova in te. Mettiamo erbetta cipollina. Pepe. Ho sbagliato con te. Origano. Per riportarla da te. Origano. Due cucchiai di formaggio grattugiato. Tu falla ridere perché. Mescoliamo. Allora, ciao Adele. Maria, salutiamo. Ciao. Maria saluta tutti. Lo so, adesso è estate, siete in vacanza, le rivedete dopo la diretta. Ciao Domenico! Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. Allora, un bicchiere di latte intero, scremato, di riso, di soia, fate voi un bicchiere. E come l'anno scorso, sul mare col pattino. Ciao Giulia! Poi mettiamo un bicchiere di olio di semi di girasole. Vediamo. Un bicchiere. Ecco qua. Dopodiché aggiungiamo il sale a sentimento. Fate voi, mi raccomando. Allora,
Questo è un rustico che potete fare sia a piccolo, diciamo quindi a babà, negli stampini dei babà, nei muffin oppure in un ciambellone. Adesso vediamolo insieme come fare, perché lo facciamo con le verdure di stagione, va bene? Quindi andiamo a mescolare. Quasi fino a ieri. Allora, io vado a metterci una bustina di lievito istantaneo per torte salate, ok? Oggi non ci sono più. Ma la sentite questa musichetta? Ditemi di sì, di no. La sentite? Ci siete? Quando calienta il sole. Allora, facciamo così. Poi, che cosa facciamo? Prendiamo peperoncini verdi e li tagliamo a pezzettini. Vediamo. Pezzettino. Ovviamente il quantitativo fate voi, eh? Mi butto con te. Facciamo pezzettini. Poi, che cosa facciamo? Prendiamo. Ecco qua. Nei fori più larghi andiamo a grattugiare una zucchina. Invece no. Allora, ciao Mina! Dionigia, ciao cara! Ho deciso che mi butterò. Ecco qua. Quindi, l'abbiamo grattugiato. Prendiamo un pezzetto di zucca e l'andiamo a grattugiare. Va bene? Grattugiamo bene. Allora, ciao Paola, grazie, Rita. Si sentono le canzoni, eh? Ciao Gigino. Ciao Ibenes. Ciao tesoro. Soldi in tasca non è. Allora, zucchine, zucca, peperoncini verdi. Adesso andiamo a grattugiare i peperoni, questi qua rossi e gialli. Vediamo se non riusciamo, possiamo anche tagliarli a listarelle. Lì dove ce la facciamo li grattugiamo, poi se resta un pochetto li andiamo a fare a pezzetti. Ciao Mimmo, grazie. La luna, tintarella di luna, tintarella con latte. Allora, visto che questo qua è rimasto, lo facciamo a pezzetti. Sottile, mi raccomando. Tu diventi candida. Ciao Rosanna, ciao Rita da New York. Un bacione. Prima o poi ci verrò a New York. Di Natale però, che io amo il Natale. Mo ci godiamo l'estate. Sapore di sale, sapore di mare. Grattugiamo anche quest'altro qui giallo, quindi uno rosso, uno giallo e grattugiamo. Questo qua adesso lo possiamo fare a pezzettini. Ciao Maria, la collana ti piace? Grazie. Ecco qua, una volta fatto questo, quindi abbiamo messo questi sapori dell'orto d'estate, peperoncini, peperone verde e giallo, zucchina, zucca. Adesso mettiamo anche un po' di basilico. Gatto di Marina. Questa era la canzone di mia mamma, Marina. Le piaceva tanto. Ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistarle il cuore? Ecco qua. Sola. Il cuore mi batteva mille allora. Ecco qua. Adesso mettiamo la farina. Mi diedi un bacio e la mi sbocciò. Mettiamo 3 bicchieri. 1. Ci vedete? Maria. 2. E 3. Mi raccomando, condividete la diretta. Mi ripulisco le mani
e andiamo a mescolare a Saint-Tropez. Vediamo se riusciamo a prendere un cucchiaio che sta qui e mescoliamo. Dobbiamo ottenere un composto corposo. Allora io ripeto gli ingredienti per chi si fosse connesso adesso: 3 uova intere, un bicchiere di latte, un bicchiere di olio di semi di girasole, sale, pepe, origano, erbetto, cipollina, metteteci tutte le profumazioni che volete, quindi scegliete voi il quantitativo. Poi abbiamo messo una bustina di lievito istantaneo per torte salate, un bicchiere di latte l'ho detto, poi 3 bicchieri di farina, abbiamo messo questo mix di verdure di stagione grattugiate. Enza, che dici, l'estate è bella al mare di Napoli? Sì, Rita, Cristina, grazie Mimmo, Flora, un abbraccio. Mescoliamo, forza. Con gli amori appena nati. Grande Jimmy Fontana, il mondo. Ecco qua. Allora, il composto è questo. Lo vedete? Non deve essere liquido, deve essere corposo, vedete? Questo è l'impasto, va bene? Adesso facciamo così, prendiamo gli stampini e vi faccio vedere. Se gli stampini non ce l'avete, vanno bene. Elio, buonasera, un abbraccio anche ad Alex da Palermo, sei a Palermo, un bacione tesoro. Giuseppe Galasso, se non avete questi stampini potete prendere tranquillamente quelli per muffin, oppure usa e getta, oppure lo stampo grande con tutti gli stampini muffin, oppure potete prendere il classico stampo di ciambellone e potete farne uno, tipo rustico grande, vabbè? Io invece ho questi stampini per babà che sono piccini, vedete? Eccoli qua. Questi sono quelli che faccio i babà dolci e qui facciamo quelli salati, veloci, senza limitazioni. Allora, che andiamo a mettere? Voi già sapete che vanno imburrati e infarinati, ma Michela non usa il burro e la farina. Che cosa si ha? Lo spray staccante, va bene? Ciao Daniela, un saluto da Cosenza, siamo qua, un abbraccio tesoro. Via dentro, vedete? Tu non l'hai detta, ma... mi sono tutta infumata, passerà, ecco qua. Fatto questo, che cosa andiamo a fare? Andiamo a metterci all'interno il quantitativo giusto, che è un po' più della metà, va bene? Un bacio da Pannarano, ciao Assunta! Facciamo così. Mettiamo all'interno, ecco qua, poco, un altro pochetto, ecco qua. Va bene? E qui facciamo il resto, io poi dopo li infornerò perché ne verranno di più. Io adesso vi faccio vedere, poi che cosa facciamo? Una volta fatto questo, andiamo a riempire tutti, che cosa facciamo? Prendiamo i pomodorini, quelli rossi e gialli, e andiamo a sistemarli su così, va bene? E mettiamo uno qui, ok? E proseguiamo con il resto, altrimenti ne facciamo uno grande. Andiamo poi ad infornare a 180 gradi per 30-35 minuti da controllare. Ciao Luigi, da controllare, va bene? Quindi quando vedete che è bello alto, quando sono belli quasi fuoriusciti, sono belli alti, infilzate all'interno uno stecchino e controllate la cottura, va bene? E quindi questo è 180 gradi per 30-35 minuti in forno ventilato, 190 se avete un forno statico, sempre per gli stessi minuti, va bene? Quindi adesso togliamo questo e passiamo a che cosa? Ai babà rustici veloci già pronti, già cotti, e ve li faccio vedere. 1, 2, ed eccoli qua, ta-da! Guardate come sono belli, guardate, cotti, super cotti, morbidi, meri me, la musica, ecco qua, guardate, ciao Teresa, Pina, adesso li andiamo a sistemare su un piatto da portata, ne tagliamo uno, vi faccio vedere il risultato. Il piatto da portata questa sera è la stella di mare, che si intona con la mia collana, guardate quanto è bella,
mettiamo all'interno i nostri babà. Guardate. Alza Maria, alza. Alza la musica, vieni qua. Na, na, na. Ecco qua. Mettiamo un po' di basilico per decorare, facciamo la foto e tagliamo. Che cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a chi non mi va. Ecco qua. Guardate. Che tutti quanti fanno ballare. Mi metto così, così la vedete meglio. Guardate. Come sono bellini. Questi stampini si possono acquistare dai negozi di Casalini. Qui li trovi, Mimmo, tranquillo. Li trovi, tranquillo. Se scendi giù al porto li trovi tranquillamente. Va bene? Nei negozi di Casalini. Allora, faccio un attimo una foto. E poi... Ciao Marina, grazie. Facciamo la foto. E la bianina. Facciamo una foto così io dopo... Dopo ce le ho già pronte. Una, ne faccio più di qualcuna, così, perché questo è il telefono un po' vecchietto, però le foto ancora le riesci a fare. Ecco qua, vediamo. Nuti, ti chiamerà la mamma. Facciamone un'altra così. Che l'abbia mi dà. Ne faccio solo un'altra. Ecco qua. Facciamo così, adesso andiamo a tagliare. Grazie Flora, sono veloce, questo sì. America, un bacione. Allora, prendiamo un coltello pulito e andiamo a tagliarne uno. Avvicinatevi. Ciao Patrizia, Rita. Non li vendono le forme dei babà? Sei proprio sicura? Neanche nei casalinghi? Sì, Elio. Puoi ripeterla, così io ti rispondo in diretta se vuoi, eh? Allora, prendiamo un piccolo piatto, aspettate, così vediamo che cosa succede. Il piccolo piatto dove sta qua? Prendiamone uno, ecco, prendiamo questo con i pesciolini, guardate com'è carino. Guardate com'è carino, Mary Mae. Guardate com'è carino, aspettate. Ciao Adele, vi abbasso così, così vedete. Apriamone uno, vado? Guardiamo, si vede? Ah. Guardate, guardate com'è, è lievitato, guardate e che profumo, lievitato, no a New York non devo venire, guardate com'è carino, lievitato, morbido. E questo è i piccoli babà veloci da fare veramente per come contorno, per una festa, per un aperitivo, quindi da fare veramente per queste cose, ma in modo molto veloce, poi con i prodotti di stagione ancora meglio. Allora, che cosa dire? Io vi ringrazio sempre che ci siete, perché veramente ci siete sempre, 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 sempre. Guardate, vi faccio vedere. Guardate. Ciao Lina. Che bello, guardate. Veramente belli. Gli stampini, vi ripeto, sono questi, Questi. Se non ce li avete, fate in quello dei muffin, anche in quelli da luminoso e getta, non vi preoccupate. Vabbè, per il quantitativo, in qualsiasi stampino voi mettiate, insomma, il composto, deve superare poco più la metà. Va bene? Allora, che cosa dite? Io vi saluto e ci vediamo domenica per un dolcino da fare insieme. Nella tua meravigliosa cucina, tanti piatti a base di carne. Sì, però sono un po' più invernali e non solo invernali, ma bisogna fare una diretta un po' più lunghetta. Quindi magari lo farò, grazie, lo farò qualche piatto a base di carne, va bene? Allora, Graziella, un bacione a tutti quanti voi, grazie, buona serata e buon San Lorenzo a tutti.
va bene? Oggi è la notte di San Lorenzo, che possa essere una notte stellata per tutti. Un bacione, ciao Mary! Ciao.